Buonasera a voi, grazie di essere venute. Dunque, la prima cosa però che vi voglio dire è, come è già stato annunciato, ma noi lo sapevamo già, a Roma in qualche modo pare che abbia cominciato l'itinerario del processo di beatificazione, ma è una cosa ancora molto 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 iniziale, perché il vescovo precedente, senza che nessuno lo sapesse, ha detto di fare questo e ha mandato la cosa a Roma. Roma ha cominciato, ma l'attuale vescovo, da cui sono andato io e Francesco, siamo andati insieme, non sa niente. Allora, adesso però è in corso l'avvertimento, è in corso l'avviso, per cui poi si metterà in moto tutto questo processo che è molto elaborato. Perché bisogna sapere tutto, vita, morte e miracoli della persona, in questo caso Maria Valtorta. E come io ho scritto, purtroppo non tutto è stato pubblicato per tante ragioni, cui io non voglio entrare nel merito, non tutto è stato pubblicato, ma tutto dovrà essere tirato fuori, perché l'unico modo per riuscire a controbattere i nemici di Maria Valtorta che ci sono è solamente far vedere le cose così come sono, e non perché la dichiarazione che voi potete trovare anche in pro o contro Maria Valtorta, in cui c'è la dichiarazione di questo professore, di questo non valgono niente. Sì, importanti, ma è molto di più i fogli e gli scritti che purtroppo non ci sono, perché c'è una differenza, cioè bisogna capire la grande distinzione che bisogna fare tra il mantenimento di tutto lo storico di Maria Valtorta e la redazione, l'utilizzo, il modo in cui ci si serve di ciò che Maria Valtorta ha fatto. Questa distinzione è essenziale, per cui noi non possiamo che essere grati, ma in eterno, a chi ha portato avanti, ha impedito la dispersione degli scritti di Maria Valtorta, che bastava pochissimo perché questo avvenisse, da una parte. Dall'altra parte, ognuno di noi è libero di dire la sua sulle varie redazioni, perché sono cose umane, terrene, e si dice, guarda, era meglio che la copertina fosse bianca invece di rossa, rossa invece di bianca, blu, ma così è troppo, e meno, ognuno la sua. E anche ovviamente sul modo in cui è stato scritto. E questo nessuno deve offendersi. Perché? Ma perché fa parte del gioco, voglio dire. Io ho preso un'edizione fantastica dell'Opera Omnia di Santa Teresa d'Avila, e le cui traduzioni sono inferiori, secondo me, meno leggibili, meno chiare, di quelle di altre opere, magari dove c'è solo il Castello Interiore. Sono traduzioni, io non ho niente da dire sul testo di Santa Teresa d'Avila, è così. Sulla traduzione, permettete che dica la mia, ecco, semplicemente che mi sembra certe cose non siano molto chiare, perché i traduttori, sapete, la traduzione in qualche modo è un procedimento. Perché? E perché è sempre in qualche modo un adattamento del pensiero. Quindi dobbiamo mantenere questa distinzione non per cattiveria, ma per capire. Così come bisogna distinguere nell'opera di Maria Valtorta quello che è contingente, immediato, a quello che invece ha un valore molto più grande perché è la rivelazione privata. Sono due cose, tra l'opinione di Maria Valtorta e quello che lei vede e quello che lei scrive. Sono tre cose diverse, eh? Ne dobbiamo tenere conto, sì, se no non si capisce nulla. Lo so, mi dispiace, rischio di essere pedante, ma purtroppo non si può evitare questo. Adesso, ovviamente, l'inizio del processo di beatificazione è un inizio di chiarimento di tutto quanto, in cui bisognerà che chi possiede tiri fuori tutto. E nella speranza, se avete letto il giornale sulla Nazione, in cui la speranza è che innanzitutto Maria Valtorta torni a Viareggio, visto che adesso, secondo me, è esule a Firenze, e fin tanto che lì è esiliato proprio
proprio non considerata nella maniera adeguata. E non, è inutile che mi venga a raccontare che in una bella cappella, in una bella chiesa, quello che vuoi, non è casa sua. E secondo me o la mettono al cimitero insieme ai suoi genitori, ma secondo me la cosa migliore sarebbe casa sua, perché oggi fare un involucro a tenuta stagna non è un problema, quindi basta fare la tenuta stagna, si lascia lì, risolto il problema e diventa il museo. E diventa anche in qualche modo il reliquiario di Maria Valtorta, semplicemente. Ovviamente questo vuol dire che ci sarà dovranno affrontare tutta una serie di problemi. Qual è la nostra parte? La nostra parte è molto semplice, conoscere Maria Valtorta, i suoi scritti e diffonderli. Basta. Poi arrivederci. Il resto io non posso fare niente su quello che è stato scritto. Io non possiedo niente, forse possiedo la fotocopia, no, credo che sia l'originale di una cosa preziosa, perché è le domande di Bottai che fece a Maria Valtorta, e lei riscrisse battuta macchina, raffinato. Ecco, è l'epoca, è questo, valore storico. Dice, ma è quello che più conta? No, è un elemento storico che ci permette di rivedere quello che Mario Valtorta ha scritto, come ha scritto, quello che gli capitava e ciò che lo circondava. Perché lei era circondata da un mondo che oggi sappiamo fatto di persone sante e di persone meno sante e di persone che così giocavano con lei, e di persone invece che veramente ci hanno fatto la vita. Questo per ricordarcelo. Per cui io voglio credere che anche la poca cosa che abbiamo fatto, cioè le nostre preghiere, tutti i mesi, la messa, fatta sempre, caldo, freddo, senza guardare in faccia a nessuno, poca o molta gente, senza guardare in faccia a nessuno, e insieme ai vari convegni che anche con la Fondazione ha organizzato, credo che siano stati una cosa importante agli occhi di Dio. Non per farmi bello, che sia chiaro, semplicemente perché oggettivamente nessun altro ha fatto. Anzi, quando qualcuno altro ha fatto, ci siamo accorti che a volte erano vere e proprie cose da prendere con le molle. Con le molle. Allora, tra l'altro, adesso vi ricordo chi va per Medjugorje, sì, chi va per internet e trova magari quella rivista quotidiana multilingue che è Aleteia. Se andate su Aleteia potete trovare ben 5 articoli che riguardano Maria Valtorta, citandomi. È importante questo? Sì, per me, certo. Spero di vendere dei libri, scusate, ma dove è scritto che è la prima cosa? Secondo, perché se io vendo dei libri, beh, vuol dire che Maria Valtorta è più conosciuta, quindi sono contento anch'io. E ovviamente io credo che più sarà conosciuta e più venderò libri, perché allo stato attuale di cose può darsi che poi traducano De Broise, e allora sarà un libro, una storia della vita di Maria Valtorta molto più riassunta, molto concentrata. Il mio resterà un elemento da leggere, perché io voglio anche di confrontare e di vedere così. Scusate, ne parlo io del mio, perché è inutile che vada a raccontare a qualcun altro, l'ho fatta per quello, e spero che possa vendere, che sia strumento di conoscenza di Maria Valtorta, e chi dovrà fare il processo di beatificazione iniziale lo posso utilizzare come uno dei tanti schemi possibili. Perché vi ricordo che l'autobiografia di Maria Valtorta termina nel 1942. Tra il 1942 e il 1961, purtroppo, l'unico che racconto sono io, che riassume, perché poi c'è molt'altro. Per cui per adesso siamo così, ecco. Fatto di confronti, poi ci sono degli errori nel mio libro, sì, delle sviste, ce ne sono diverse, va bene, prendiamo nota. L'altro giorno mi facevano notare, scusi, guardi che qui ci vorrebbero dei puntini, ha ragione, perché nella revisione sono spariti, perché? Boh, spariti, è così, si può aggiungere. Questo proprio per dirvi come sia importante anche quel poco che facciamo,
è chiaro che diventa importante, perché in un regno di ciechi, anche chi ci vede con un occhio solo è la fine del mondo, è il re, ecco, è molto semplice, e siamo a questi livelli. Però il mio libro, come qualunque libro su Mario Valtorta, è una cosa molto limitata e non fa, e non c'è paragone con quello che poi lei ha scritto. Perché il problema è proprio questo: dopo che hai scritto tutto su Mario Valtorta, ti domandi, ma come ha fatto a fare sta roba qui? E alla luce non o come è bello, ma come è preciso, come è storicamente preciso, come è dettagliato, eccetera. E questo qui non può che lasciarti porti delle domande. Poi uno risponde come vuole. È vero, non è vero? Ma bisogna porsi delle domande. E quello che è scritto, che mi tocca il cuore, ha un sostegno, è proprio un stampelle, sono i dati storici, scientifici precisi. Che mi scaldi il cuore è molto bello. Ma il fatto che siano precisi mi dicono, caspita, ma allora non solo mi scalda il cuore, ma è anche vero oggettivamente. E questo qui è un passaggio di Maria Valtorta molto, molto, molto importante. Ed è quello che fa di Maria Valtorta un unicum in tutta la storia della spiritualità e della mistica, perlomeno cattolica, ma anche gli altri, perché poi gli altri non hanno neanche niente di paragone. Perché dopo che ti raccontano delle belle storie inventate o delle belle storie che si suppone siano vere, ma che poi gratti e vedi che non sono vere, sapete, c'è pieno. Va bene, andiamo però. Era il 209. Il 209 che è un capitolo al solito bellissimo, che ci racconta alcune cose, sottolinea altre, ma anche molto, molto, non è lungo, anzi breve, però induce a tante considerazioni. Qui il punto di riferimento è Elisa, che è quella madre che ha perso i figli, eccetera, che praticamente si era chiusa nel suo dolore, voleva morire, solo che mangiava tanto quanto bastava per stare in vita, per cui era una che di fatto noi oggi diremmo è depressa. E la sua depressione era terribile, non voleva più aprire, parlare con nessuno, piangeva solo, non poteva che, e non vedeva nessuno. Gesù l'aveva guarita, ma attenti, l'aveva guarita. Qui comincia, le persone, la notizia inizia così. Siamo al 5 luglio 1945. La notizia che Elisa si è persuasa ad uscire dalla sua melanconia tragica si deve essere sparsa per il paese. Tanto che quando Gesù, seguito da apostoli, diceva va verso la casa, e qui racconta questo, però non racconta i discorsi che lei sente. Non ci li racconta, non ce li trasmette. Ci trasmette un riassunto di quello che lei ha visto. Questo per una decina di righe. Infatti, finisce, e chi ha più voglia di mettere domande, ne metta. Per dire che sta male, la gente si fanno domande a sfare, però non ce le riporta. Qui Mario Valtorta ha riassunto. E in questo caso noi vediamo, il riassunto non ci soddisfa. Lì ti dice quello che ha visto, ma non siamo soddisfatti. È molto meglio se avesse descritto, attenti, questa qui è una riflessione, non banale, perché di solito se andate a vedere altre persone che descrivono la vita, la morte di Gesù, ti riassumono, non ti dettagliano, se non in maniera molto relativa. Ma in realtà invece quello che dice è sempre sicura, anche perché non trascrive, né riscrive, ne corregge mai. Ultima a farsi è la domanda: non si potrebbe venire noi pure? Stanno andando da lei. Al che i pastori rispondono: questo non lo sappiamo, bisogna chiedere al maestro, andateci. E la domanda solita è: e se ci tratta male? Dice: ma perché questa domanda? Non so se molte volte abbiamo visto che ci sono queste domande.
ma perché i capi farisei, gli scribi, eccetera, trattavano la povera gente a pedate, dall'alto al basso. Guardate che quello era il tipico mondo fino a metà del secolo passato. Ancora negli anni 20, andate a vedere Olmi, i film di Olmi sulla vita bergamasca, dei contadini della Bergamasca dell'Ottocento, eccetera. Andate a vedere. Il padrone che vede il fittavolo con le scarpe nuove, dice: tu chi sai che ti metti le scarpe nuove? Quello posso portare io, tu metti i tuoi zoccoli. Questo qui era normale, eh? Non, perché? Perché il padrone vuole distinguersi. Un canto che c'era a Carrara, che si lamentava del padrone, rivendicazione, e era tutto basato sui calzoni bianchi, le braghe bianche del padrone, perché gli altri portavano cose da lavoro, eccetera, ma il padrone della cava, eccetera, portava i calzoni bianchi anche per distinguersi. Non era il suo lavoro andare in cava, ci andava anche lui e certamente si sarà messo su delle scarpe adeguate, però poi faceva dei distinguo. E questo è uno. All'epoca questo elemento è normale, che la gente, che il fariseo non si facesse toccare, vedere, che trattava tutti dall'alto al basso, ma era una cosa normale. Cioè, era normale. È Gesù, scusate la normale, abbiate pazienza, che insegna qualcosa di totalmente nuovo. Cioè che l'altro, povero ricco, è sempre mio fratello e lo devo trattare da uomo. Questo ce l'ha insegnato lui. Dice: ma è stato difficile trasmetterlo agli uomini? Sì, impossibile a un certo punto. Pensate ancora, come è stato possibile che per 1700 e anche un po' più oltre di anni c'era ancora la schiavitù, o alcune forme di schiavitù. Nonostante che ci chiamassimo tutti cristiani e andavano in chiesa e cose del genere. Il cristianesimo, e lo vedremo questa sera, non passa il punto in bianco, non dobbiamo dimenticarcelo. La risposta è molto bella, quella dei pastori. La domanda era: se ci tratta male? Egli non tratta male neppure i peccatori. Andate, andate, ne avrà piacere. Guardate che è una frase chiave, eh? Cioè Gesù ha piacere a trattare con la povera gente, con tutti. Un gruppo di persone, donne e uomini per lo più molto adulti, dell'età di Elisa, si consultano e poi vanno avanti. Si avvicinano a Gesù che parla con Pietro e Bartolomeo e chiamano un poco incerti. Maestro, che volete? Domanda Bartolomeo. Parlare col maestro per chiedere. E interviene Gesù, ma non c'è scritto. La pace venga a voi. Notate, è interessante vedere come Gesù utilizzi sempre questo, la pace, in molti modi, ma il termine è sempre pace, perché ciò che in effetti può dare forza all'uomo viene da Dio, è la pace. Dobbiamo essere anche noi coerenti. E il saluto di San Francesco era semplicissimo: la pace sia con te. La pace, non la pace di qui, di là, di sotto, di sopra. Una delle cose che più mi diverte è sentire i diaconi alla fine delle messe, quando dicono che la formula più breve sarebbe: la messa è finita, andate in pace. E lì infiorettiscono delle cose incredibili. Se la vanno evidentemente a studiare, quando invece basterebbe molto poco, molto semplice. Così tanto per dire, ma gli uomini sono così, ieri come oggi. Quelli che si rinfrancano davanti al suo sorriso e dicono: siamo tutti amici di Elisa, della sua casa. Abbiamo sentito che ella è guarita, vorremmo vederla, a sentire te. Possiamo venire? E lui risponde: guardate che questi sono dei punti molto importanti per noi, ma per tutti. A sentire me, certo. A vedere lei, no. No, amici. Mortificate l'amicizia e anche la curiosità, perché c'è ancora questa. Abbiate rispetto per un grande dolore che non va turbato. Gesù sta raccontando come trattare una persona depressa all'ultimo stadio.
non dice di prenderla a calci, dice di rispettare il dolore. E lei era addoloratissima. Gesù era riuscito a tirarla fuori di casa, ma era ancora ammalata e vedremo il perché. La domanda è: ma non è guarita? L'avremmo fatta anche noi, quindi basta, no? Dice, e Gesù risponde, si volge alla luce, ma quando cessa la notte, viene di un subito il meriggio? E quando si accende un focolare spento, la fiamma viene subito forte? Lo stesso è per Elisa. E se un vento intempestivo si avventa sulla fiammella che sorge, non la spegni forse? Abbiate perciò prudenza. La donna è tutta una ferita. Anche l'amicizia potrebbe esasperarla, perché ha bisogno di riposo, di silenzio, di una solitudine non più tragica come era quella di ieri, ma di una solitudine rassegnata. Bellissimo questo termine. Ci dovrebbe insegnare tante cose, questa solitudine rassegnata per trovare se stessa. Guardate, questo brano è bellissimo. Gesù potrebbe fare il miracolo e farla saltare come un capriolo immediatamente, invece no, l'ha guarita, ma vuole che adagio, calma, perché c'è quella che si chiama latenza, ci vuole un po', perché è una certa la risonanza, l'immagine negli occhi, eccetera, calma. L'abbiamo già vista altre volte, Gesù tiene molto conto di questa necessità, di questi tempi, e dobbiamo impararlo anche noi. Se c'è ancora oggi una persona trattata male, è un depresso. Scusa, ma stai bene, guarda lì, sei in salute, guarda come stai, su, dai, dai, date una forza, pacca sulle spalle, su, forza, bisogna reagire, dai, prenditi. E quello invece è morto dentro, e che fai? Bisogna capire questo e aiutare sempre. Oggi abbiamo quella benedizione che sono gli psicofarmaci, che come tutti i psicofarmaci vanno usati bene, ma se li usi, alleluia. Perché è un bene? Perché permettono alla gente, anche in queste situazioni, di guarire. I psicofarmaci possono essere dati per uccidere, ma possono essere anche dati per vivere. L'arsenico. Oh, arsenico e vecchi merletti, quel romanzo e quel film. Sì, però il dentista utilizza l'arsenico, è quello che ti permette di sopravvivere col mal di denti. Certo, bisogna usarne in maniera adeguata, ma poi è anche una cosa cattiva, fa bene. Lo psicofarmaco, se io ho visto della gente guarire, ma come dicevo, questo qui, un ragazzo lì fino a. Che era improvvisamente gli aveva preso la depressione, 5 anni. Adesso è un'altra persona. È tornato normale, forte, vigile, sembrava morto. Per 5 anni era fuori di psicoanalisi, alla fine è riuscito a resistere. Sì, ma una volta non guarivi, eh? Una volta restavi morto. Per cui questo è il mondo moderno, il nostro mondo che avrà tanti limiti, tante cattiverie, però alla fin fine. Se vogliamo ci sono anche cose buone, non ce lo dimentichiamo. Bene, ma allora quando mai la vedremo? Più presto che non pensiate, perché ormai è messa alla scia della salute. Ma se sapeste cos'è uscire da quelle tenebre, è Gesù che ce lo dice, eh? Ma se sapeste cos'è uscire da quelle tenebre, sono peggio della morte. E chi ne esce in fondo ha vergogna di esservi stato. E che il mondo lo sappia. Oh, è un'esperienza in effetti assolutamente vera. Gesù l'ha detto 2000 anni fa, ecco, voglio crederlo. E vista la carità di Cristo, beh, non faccio fatica a credergli. Sei medico? Risposta, sono il maestro. Cioè, molto di più. Non sono solo medico. Gesù ha tagliato corto, sono il maestro, so, quindi non c'è problema. Sono giunti davanti alla casa. Gesù si volge ai pastori, andate nel cortile, venga pure chi, con voi chi vuole, ma che nessuno faccia rumore e non oltrepassi il cortile, vegliate anche voi. Dice agli apostoli, perché ciò avvenga e voi, parla Salome,
e a Maria Delfeo: badate che il bambino non faccia chiasso. Nota particolare, notate, badate che il bambino non faccia chiasso. È Gesù che lo dice, eh? Cioè, Gesù non è un superficialone, bisogna essere buoni e vai, no, è ordinato, rispetto, i bambini al suo posto. Che cosa dice di bene Gesù dei bambini lo sappiamo, sì, ma al loro posto. Non devono essere capricciosi, il capriccio è una cosa cattiva, e fare dello schiamazzo di fronte a gente che sta male non va bene, vanno educati. È Gesù che ce lo ricorda. E bussa alla porta, mentre gli altri scantonano per una viuzza e vanno dove devono. La servente apre, Gesù entra fra gli inchini ripetute della servente. Notate qui il termine usato, servente. In Maria Valtorta c'è ancora tutto il linguaggio degli anni 40, c'è ancora, non c'è la donna di servizio, c'è la serva, ci sono i serventi. Perché? Quello era il linguaggio. Adesso non so neanche come viene utilizzato, c'è un altro termine ancora più... Ve li immaginate 2000 anni fa un collaboratore domestico, ma neanche a pensarci, l'abbiamo noi, che è giusto, rispetto per una persona. E allora il linguaggio è adatto, è la serva. E Gesù risponde, dov'è la tua padrona? Il termine che per noi oramai è in disuso, perché per noi il termine padrone ha un valore di schiavitù, ma all'epoca non era così, è una cosa molto diversa, molto più ampia, per cui servi e padroni non ci sono più, ci sono ancora, si chiamano in maniera diversa, è un rapporto però che è diventato forse più ipocrita, perché poi la realtà è sempre la stessa, ma qui Gesù utilizza il linguaggio, ecco, vedete, del 1945. Dov'è la tua padrona? Con tua madre. E pensa, è scesa nel giardino. Una cosa. E ieri sera è venuta nella stanza dei pasti. Piangeva, ma c'è tornata. Io avrei voluto prendesse anche il cibo invece del goccio di latte solito, ma non ci sono riuscita. E allora Gesù interviene. La prenderà. Non insistere. Sii paziente anche nel tuo amore per la padrona. Il linguaggio, attenti, il linguaggio. Gesù si adatta al linguaggio dell'epoca, della situazione. Non dobbiamo dimenticarci questo, altrimenti finiamo per dire delle stupidaggini. Sì, Salvatore, guardate come si chiama. La serva che chiama Gesù Salvatore, perché ha salvato la sua padrona. Farò tutto quello che dici. Io credo infatti che se Gesù dicesse alla donna, e qui è Maria Valtorta, di fare le cose più strane, ella le farebbe senza discutere. Tanto è persuasa che Gesù è Gesù e che tutto quanto fa bene. In maniera molto semplice, Maria Valtorta chiude. Intanto ti va fuori, solita descrizione, aiuole, sentieri, tutti annullati in un caotico groviglio, perché descrive il giardino lasciato a se stesso, non l'ha più curato da oltre un anno, per cui tutto è un guazzabuglio. Maria è con Elisa sotto una scapigliatissima pergola che lascia cadere fino a terra tralci e viticci. Gesù si ferma e guarda la sua giovane madre, che con arte finissima sveglia e dirige la mente di Elisa a cose ben diverse di quanto era fino a ieri i pensieri della desolata, che è questa Elisa. Gesù si ferma e guarda la sua giovane madre. L'amore profondo che c'è tra il figlio e sua madre, ma un amore serio, vero.
con arte finissima. E qui però dobbiamo inventarci quello che faceva Maria per tenere sveglia Elisa. La servente va dalla padrona e dice: è venuto il Salvatore. Le donne si volgono vedendo verso di lui, l'una col suo dolce sorriso, l'altra col suo viso stanco e smarrito. La pace a voi. Questo è il saluto di Gesù, bellissimo ancora. Bello questo giardino. Era bello, dice Elisa. La terra è fertile la terra. Guarda quanto belle frutte si avviano a maturare, quanti fiori, quanti rosai. E là, sono gigli? Notate che Gesù fa delle domande ovvie, banali. Sapeva benissimo che erano gigli, ma Gesù, pur di coinvolgere lei, fa così. Vedete, è l'amore in atto, semplicemente, verso Elisa. Sì, sono gigli. Intorno ad una vacca dove giocavano in nata. In pochi giorni tornerà come prima. È Maria che parla. Ti aiuterò io. Vero Gesù, tu mi lasci per qualche giorno qui con Elisa? Abbiamo tanto da fare? La risposta di Gesù è bellissima. Tenetevela a mente, che è importante. Tutto quanto tu vuoi, io lo voglio. Per chi ama Maria Santissima è bellissimo. Tutto quello che tu vuoi, io lo voglio. Quindi cominciamo Maria e avremo tutto da Gesù, ecco così, molto semplice. Elisa lo guarda e mormora, grazie. Gesù la carezza sulla testa canuta e poi si accomiata per andare dai pastori. E poi tutti restano lui e Gesù parla ai tre pastori, proprio vicino alla siepe. Guardate, lì vicino Elisa si è avvicinata alla siepe per sentire. E comincia, e qui ancora vedete rapporto uomo-Dio in Gesù. Gesù parla ai tre pastori, è proprio vicino alla siepe, avendo di fronte gli apostoli e quei cittadini di Bezzo che lo hanno seguito. Le Marie col bambino sono sedute in un angolo. Gesù dice: ma siete obbligati da contratto oppure potete liberarvi dall'impegno in ogni tempo? Cioè, lui sa benissimo che questi qui sono bloccati dal servizio, li coinvolge. L'uomo non sa e quindi domanda. Ecco, veramente siamo servi liberi, ma lasciarlo subito, ora che le greggi richiedono... gente, e tutto sommato è un servizio bello del padrone. Oh maestro, i tre sono in estasi dalla gioia. No, scusate, bello non è, ma non è necessario subito. Ve lo dico in tempo perché provvediate con giustizia verso il padrone. Vi voglio liberi per unirvi ai discepoli e darmi aiuto. Ed ecco loro lo stupore. Oh maestro, i tre sono in estasi dalla gioia. Ma saremo capaci? Solita domanda che tutti si fanno quando c'è una chiamata particolare. Non ne dubito. Allora è inteso, non appena lo potete fare, vi unirete a Isacco. E la risposta è sì. A questo punto Gesù si rivolge alla folla. La pace sia con voi. E qui c'è un molto lungo, che io purtroppo devo tagliare, però cominciamo a dirlo. Io ho sentito parlare due grandi sventurati, l'uno all'aurora della vita, l'altra al tramonto, due anime che piangevano la loro desolazione, e ho pianto nel mio cuore con loro, vedendo quanto dolore è sulla terra e come solo Dio lo può sollevare. È una bella frase. Tanto dolore sulla terra e solo Dio può sollevare il dolore. È vero questo? Sì. Ma come mai allora ci sono delle persone buone che soffrono enormemente? Maria Valtorta. È perché è un modo anche questo, anche il dolore di persone come Maria Valtorta è un dolore che poi è alleviato da dolcezze senza fine.
Non c'è mai un dolore che non cessa, questo è solo l'inferno e anche sulla terra. C'è sempre chi sta col Signore, ha sempre meno dolore di quello che ha uno che non ci sta. Solo che bisogna crederci. Se tu lo fai, ottieni. È indubbio, chi sta col Signore soffre meno, anche se soffre, o addirittura non soffre, ma soffre. Dice no, ma soffro anche di più. No, c'è sempre una forma di accarezzamento da parte di Dio e di rinforzo che cambia le cose. Chi sta col Signore realmente soffre meno. Il problema è stare col Signore. E qui ci vuole la fede. Se non hai fede sei tagliato fuori. Dio. Della sua costante presenza, delle sue promesse. Ho visto come l'uomo può essere torturato dall'uomo e come può essere travolto dalla morte in desolazioni sulle quali lavora Satana per aumentare il dolore e per creare rovine. E anche qui abbiamo un'altra formula. Perché molte volte ci sono dei dolori senza fine? A volte perché non prega. E questo lascia aperte le porte al diavolo. Oh, badate bene. Io ho visto mesi fa non era un documentario, era proprio un film a puntate su Chernobyl. E come sono morti i primi soccorritori. Sono morti con il corpo, si è sfatto a causa della radiazione. Si è letteralmente sfatto. E c'è il medico che a un certo punto dice sì. Appunto che il dolore è talmente forte che neanche la morfina ci può fare qualcosa. Cioè praticamente è un dolore che non ha rimedio, è un dolore però li causa la stoltezza umana. Cioè non è Dio, è la stoltezza umana, perché dovevano avere molto più prudenza nel trattare Chernobyl, cioè la centrale, e non andare dietro alle formule fatte. E lì è una cosa incredibile. La pena. Qui. Molte volte è l'uomo che dà pena, la pena dell'uomo a volte si avvelena al diavolo perché questo dolore cresca, non ve lo dimenticate e non me lo devo dimenticare neanch'io, perché chi non sta col Signore apre le porte al diavolo, questo qui è una realtà. Mi sono detto allora, non devono i figli di Dio soffrire di questa tortura, nelle torture. Diamo la conoscenza di Dio a chi la ignora, ridiamola a chi l'ha dimenticata sotto bufere di dolore, ma anche ho visto che da me solo non basto più agli infiniti bisogni dei fratelli. Oh, guardate, guardate che passaggio incredibile. Gesù dice, io da solo non ce la faccio. Ma scusa, tu non sei Dio, sono uomo. È un passaggio, cioè è Gesù che sta chiedendo e continua. E ho deciso di chiamare molti. Ho sempre perché tu dice, e allora io che sto a fare qui? Signore, dammi una mano, vengo con te per dare conforto. Come fai tu? E chiama degli altri se stesso. Questi 12 sono i primi. Come secondi, me, sono capaci di condurre a me e perciò il conforto. Tutti coloro che piegano sotto pesi troppo grandi di dolore. In verità io lo dico, venite a me, voi tutti che siete addolorati, disgustati, col cuore ferito, stanchi, e io condividerò il vostro dolore. E vi darò pace. Attenti, i due termini. Condividerò. Cioè, Gesù non sta esterno, non ti fa un'iniezione, ma ce le fa e poi fa fargli affari suoi. Condivide e poi dà la pace. Le due parole. Condividerò. Quindi la salvezza operata anche da noi. Condivisione e poi è questo pace. La condivisione nel Signore e questo porta pace. Dobbiamo avere il coraggio di fidarci di Gesù e di farlo.
E poi continua. Venite attraverso ai miei apostoli, attraverso ai miei discepoli e discepole, che ogni giorno si aumentano di nuovi volenterosi. Apostoli, discepoli e discepole. In quel mondo là le discepole non esistevano. Non ve lo dimenticate e non ce lo dimentichiamo. Non esistevano. C'erano solamente scribi, maschi, le donne. Salvo la strega di Endor. Allora lì sì. Allora, è una strega. Se no non venivano considerate. Troverete i vostri dolori, la compagnia nelle vostre solitudini, l'amore dei fratelli a farvi dimenticare l'odio del mondo. Troverete, alto su tutti, consolatore sopra tutti, compagno perfetto, l'amore di Dio. Non dubiterete più di niente, non direte mai più tutto è finito per me, ma direte tutto per me ha inizio in un mondo soprannaturale che abolisce le distanze e annulla le separazioni. Ci sono persone che soffrono a dismisura per gelosia, per invidia, per violenza, per vendetta, per... Non potete mettere... Ma di solito sono le prime due. L'invidia e la gelosia, che portano mali spaventosi e producono dei mali fin tanto che una persona dice sono geloso, vanno al Signore. Ma non è detto in breve tempo, perché? Perché i tempi li conosce solo Dio, stiamo attenti. Ma questo è quello che ci viene detto e certamente vale molto, molto per tutti. Attenti alla gelosia e attenti ancora di più all'invidia, perché tutte e due uccidono. Uccidono separazioni. Corso cristiano. Per cui i figli orfani saranno riuniti coi genitori assurti al seno d'Abramo e i padri e le madri, le spose e i vedovi ritroveranno i figli perduti e il perduto consorte. Allora domanda, ma nella vita eterna ci conosceremo ancora? Certo. Ci ameremo ancora? Certo. Ci odieremo ancora? No. Perché allora sarà l'amore di Dio che domina su tutto. Però dobbiamo ricordarci, non c'è una perdita definitiva di... Tante persone piangono in maniera smisurata, gente che sono morte. Va bene, ma il tuo dolore lo rispetto, chiaro, va rispettato e va condiviso, però attenti, dolore sì, ma c'è la vita eterna e su questo bisogna far appello. In questa terra di Giudeo, ancora prossimo a Betlemme di Noè, e qui fa un pezzo, non ve lo cita letteralmente Noemi, che trovate tutto nel libro di Ruth, per dire di Noemi era triste anche lei, eccetera. E abbia aiutato Noemi, eccetera. Andate al libro di Ruth, semplicemente. E poi con tante madri, figli. Tanti. Perché siano tutti così l'odio, dando amore all'umanità infelice, che sempre più soffre, perché sempre più odia. Siamo nel 45, era appena finita la seconda guerra mondiale,
che però continuava in tante parti ancora, e c'era, era cominciata la guerra fredda, non ce lo dimentichiamo. Il dolore è croce, ed è un anticipo che lui dice, eh? Il dolore è croce, ma è anche ala. Il lutto spoglia per rivestire, sorgete voi che piangete, aprite gli occhi, uscite dagli incubi, dalle tenebre, dagli egoismi. Ecco un'altra parola importante, uscire dall'egoismo. Guardate, il mondo è la landa dove si piange e muore e grida aiuto. Il mondo per le bocche degli orfani, dei malati, dei soli, dei dubbiosi, per le bocche di quelli che un tradimento, che una crudeltà hanno... fanno prigionieri del rancore. Guardate a questi che gridano, dimenticatevi fra i dimenticati, guarite fra i malati, sperate fra i disperati. Il mondo è aperto alle buone volontà di servire Dio nel prossimo e di conquistarsi il cielo. L'unione con Dio e la riunione con coloro che piangono, qui è la palestra, là è il trionfo. Questo qui, Gesù in questo caso, non fa altro che raccontarci e dirci la vita cristiana che è stata di molti. In questo brano San Giovanni Bosco, Beato Cottolengo, Don Calabria, San Giovanni di Dio, che è quello che ha inventato i manicomi, scusate, ricordiamo anche di questo. E qui si potrebbe continuare a lungo, di persone che hanno San Vincenzo di Paolo e così, e poi... Quanti parroci di montagna e di città sono stati consolatori, tutti però cristiani. Ecco, qui Gesù in questo brano ci racconta proprio come sia importante stare con Lui e credere nella vita eterna per ottenere da Lui e non solo, e ovviamente da Dio, quella pace che il mondo cerca, ma non può fare nulla. E poi continua brevemente. Venite, imitate Ruth presso tutti i dolori, dite voi pure, io sarò con voi fino alla morte. E se anche vi risponderanno queste sventure che si credono, insanabili, non chiamatemi più Noemi, ma chiamatemi Mara, perché Dio mi ha colmato d'amarezza. Persistete. E io in verità vi dico che un giorno, per il vostro persistere, che vale anche come rassegnarsi, che vale anche come perseverare, il vostro persistere, queste sventure esclameranno: sia benedetto il Signore che mi ha levata dall'amarezza, dalla desolazione, dalla solitudine, per opera di una creatura che ha saputo far fruttificare il suo in bene. Dio la benedica in eterno, perché ella è la mia salvatrice. E qui Gesù traccia la sua genealogia, com'è nel Vangelo di Matteo. Obed, Boaz, Salmon, lo trovate all'inizio. E poi conclude qui, e concludiamo con questa frase che è molto importante, ogni atto buono è origine di grandi cose, quali voi non vi pensate. E lo sforzo di uno sul proprio egoismo può provocare un'onda tale d'amore che è capace di salire, salire, tenendo fra le sue limpidezze colui che l'ha provocata, sino a portarlo ai piedi dell'altare, al cuore di Dio. Cioè, come si chiama? Non l'equazione, ma l'immagine è quella del battito delle ali di una farfalla che produce un uragano a distanza. Come dice? Il battito di ale. Eh sì, perché il battito di ale in un bosco secco, perché è estate, eccetera, fa cadere una foglia e questa foglia cade, ma cade in un luogo dove si incendia per il fuoco del sole. Il fuoco accende il bosco tira giù l'aria calda, l'aria calda scende, magari a 2000 km, fa piovere, eccetera. Il bene fa così. Tu fai un battito di ale che sembra banale e procura un bene immenso
a chilometri e chilometri di distanza. Ecco, così io termino questo, e come Gesù termina, Dio vi dia pace. E il mio saluto a voi, Dio vi dia pace. Ci fermiamo qui, ma se qualcuno di voi vuol dire qualcosa, abbiate pazienza, i nostri limiti stavolta sono gravi e facciamo quello che possiamo. Tanto adesso di impegni qui, c'è il prossimo mese e basta. Sì. La questione della rassegnazione dell'immolazione, perché Eh sì. io ho il più coraggio. Qui sì. L'immolazione per i coraggiosi, Io direi che qui tutta la volontà, non è ci solo vuole tutta la coraggio. fede. Non basta quando c'è rassegnazione, quando credi nella vita eterna. Tante volte noi non crediamo, ci arrabbiamo e facciamo disastri perché non crediamo nella vita eterna. Tutto lì. Se credessimo nella vita eterna e l'applicassimo, perché Gesù ci dice riflettere su Dio? Ce l'ha detto qui, no? Perché è Dio, quando comincia a dire Dio eterno, Dio vicino, Dio in me, eccetera, e c'è una vita eterna che mi aspetta, quindi devo stare attento. Purtroppo lo sappiamo tutti, poi c'è il cioccolatino, ti mangi il cioccolatino e stai male 3 giorni. Va bene, però resta la verità che va portata avanti. E poi la nostra funzione, vedete, di cristiani. Pensate quanto bene possiamo e dobbiamo fare a imitazione di Gesù. Gesù ci chiede di essere suoi collaboratori, suoi lui. Suoi lui. Bellissimo. Missionario. Eh sì, proprio missionario. È missionario ma anche compassionevole ovunque. Quante suore, quanti frati agli ospedali, eccetera. Un bene immenso che solamente in cielo vedremo, dove veramente Dio certamente ringrazierà questi suoi servi. In maniera incredibile, allora potremo gioire della loro e gioiranno anche tutti quelli che le ringrazieranno, perché è tutto un giro mica da ridere. Lei viene salvata sì da Gesù ma anche dalla compagnia. E da Maria, la quale posso stare con lei un po'. Vi ricordate la beata Bawardi, la quale il cattivone gli ha tagliato la gola e buttata il corpo in una grotta. Solo che lei sopravvive, sopravvive perché c'è un miracolo, per cui è sempre tagliata. E Maria è la donna che tutti i giorni la cura e poi alla fine guarisce, ma aspetta che guarisca, e poi la accompagna dalle suore. Bellissima, la storia ricordo il nome, Bawardi mi ricordo, la quale è stata una mistica incredibile. Mariam Bawardi, una mistica eccezionale con dei doni carismatici incredibili, ma mai pari a quello di Maria Valtorta a descrivere questa roba. Bene, ci fermiamo qui. Hai 2 notte? Sì. Io e Don Ernesto, domenica 17, siamo a Verona perché il nostro editore, che era presente anche poi al nostro convegno, ogni anno fa un giro, chiama Festival, Festival di Fede e Cultura, dove presenta i testi che lui ha pubblicato e i vari autori. Quest'anno c'è anche il testo di Don Ernesto e farà il suo intervento. Lo dico perché chi ha tempo poi su YouTube ci sarà l'intervento di Don Ernesto e sono i personaggi che sono lì tutta la giornata, sono scrittori di prima fama, c'è anche Aldo Maria Valli, poi Gotti Tedeschi e quindi fa, cioè, tra virgolette, anche piacere che in poco tempo Don Ernesto tuo libro aggiungo che sia già in vita. Poi abbiamo invece venerdì, sempre di dicembre, il 13 di dicembre, siamo dai nostri amici a Lavena Ponte Tresa, dove sempre Don Ernesto
loro lo conoscono già, presenterà in maniera ufficiale il suo testo. Poi abbiamo fatto un miglioramento invece sul nostro sito. Non è ancora finito. Sono sempre lamentati che il sito era fermo, invece adesso devo dire che comincia a funzionare. Quindi vi chiederei una cortesia, chi gira internet, di andare su YouTube e cliccare Fondazione Maria Valtorta. Perché? Perché così ci sono tanto, ci si iscrive, abbiamo più possibilità, poi abbiamo di essere visibili. Poi ci saranno, anche se ci sono dei numeri interessanti, ci potrebbe essere all'inizio quei 2-3 secondi di pubblicità che favoriscono anche i piccoli, ma a noi servono i piccoli guadagni. Sì, sì. No, ma più che altro servono 1000 iscritti. Sì, 1000 iscritti. Come andare in diretta. E poi, la messa del prossimo mese, sempre il secondo lunedì, qui. Poi abbiamo conosciuto oggi Suore Anna Maria, del Sacro Cuore del Barbantino. Mi è venuto in mente una cosa, se a tua disposizione. Ma c'è una Barbantina che faceva le iniezioni alla Anna Maria? Che c'è la testimonianza in un altro libro, però non quello, in un altro libro che è, è nel libro Donne che incontrarono, che non ricordo il titolo preciso, che incontrarono Maria Valtorta, in cui c'è la testimonianza anche di questa suora. Sì, credo proprio il suo Antonio, sì. Bene. L'istituto 43-44 dicevi, quindi se il tuo tempo lo per... vediamo, possiamo fare una testimonianza, e ti invitiamo, cioè, ci andiamo, ma certo, una cortesia, ma certo. E poi l'occasione per... quindi siccome di Viareggio non ce ne sono tantissimi, no, abbiamo chiamato altre persone che poi non sono andata lì. Ah, eccola lì, e anche lei è di Viareggio, no? E finalmente, poco alla volta. Per noi è strano dirlo, ma è importante perché prevalentemente le persone che sono ad ascoltare Don Ernesto e una percentuale minima di Viareggio, ben bella che ci sia qualcuno che conosca. A noi il compito di arare la terra, per qualcun altro, e costruirà. Il compito è aprire il solco. Va bene. Grazie. Io vi chiedo di alzarvi, diciamo una preghiera con la benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Grazie. Buona serata a voi. Stella del mattino.